Partiamo subito come se tu fossi un ragazzo che viene a fare i provini, ti faccio tre domande informali. Chi sei e cosa fai nella vita e come mai sei qui? Ma sono Giovanni Veronesi, sono un regista e sono qua perché il gioco del lotto ha istituito questa sorta di concorso dove io partecipo come giurato e come regista che fa lo stage per scegliere un attore tra i migliori che si presentano in questi giorni. È un'iniziativa che mi sembra importante, quindi mi sembra giusto partecipare. Quali sono secondo te le caratteristiche che deve avere un attore? Non deve avere alternative nella vita, non deve avere la possibilità di fare altro, se no gli consiglio di fare altro. E invece cosa ne pensi di YouTube e in generale dei nuovi media, dei social network come trampolino di lancio per i nuovi attori? Ma servono, però è anche un modo per perdere tempo. Io penso che io sono un twitterologo, vado su Twitter, ho il mio profilo, però Twitter ad esempio ha rivoluzionato il mio modo di perdere tempo. Prima lo perdevo in un altro modo, adesso lo perdo su Twitter, divertendomi, passando il tempo, però insomma non gli darei troppa importanza. Invece parliamo un attimo dei giovani attori oggi, cioè cosa hanno di particolare, cioè cosa c'è, cosa manca, cosa vorresti vedere soprattutto nei giovani, cosa ti colpisce? Meno presunzione, vedo sti ragazzi presuntuosi, pensano tutti di essere Marlon Brando, se te gli dici che non lo sono, si arrabbiano. Però è difficile trovare Marlon Brando, è difficile trovare Sofia Loren, è molto difficile, non è così semplice recitare, se no veramente lo potrebbero fare tutti. Ci vuole un'alchimia particolare, la natura ti deve dotare di uno sguardo particolare, di un sorriso particolare, non necessariamente bello, può essere anche totalmente l'opposto, ma particolare. Una grande caparbietà e poi un talento che difficilmente si può insegnare. Io penso che questo non sia un mestiere dove esiste la didattica e non penso che sia un mestiere dove esiste la gavetta. Andiamola a dire ai Beatles che a 25 anni hanno scritto Yellow Submarine, a Marlon Brando che a 20 anni ha fatto Fronte del Porto, a DiCaprio che a 16 anni ha fatto Buon Compleanno Mr. Grape, o a Goethe o a Leonardo, tutta gente che si è espressa a 18-20 anni che non avevano fatto gavetta. La gavetta in questo mestiere non serve, forse è l'unico mestiere al mondo che non si può reputare tale proprio perché non esiste la gavetta. Ecco, tu hai parlato delle caratteristiche che deve avere un attore e l'anno scorso eri uno dei giurati che poi ha scelto Francesco Formichetti e che tra l'altro ha avuto un ruolo nel tuo ultimo film, L'ultima ruota del carro. Cosa ha determinato questa scelta? Cioè che caratteristica aveva l'attore che poi appunto voi giurati l'avete scelto? Beh, è stato quello che ha dimostrato una professionalità più spiccata rispetto agli altri per interpretare un ruolo molto difficile. Faceva una specie di malato, di malato mi sembra, e lo faceva in modo molto realistico, tant'è vero che parecchi di noi sono anche cascati dentro alla trappola e lui è stato molto bravo a farci cadere dentro la sua rete e così si è meritato un posto nel film. Fa un barista totalmente sano di mente invece nel mio film, però è stato divertente per lui e anche per me avere a che fare con un ragazzo che era appena uscito da un concorso e sbattuto dentro un set per la prima volta. Insomma, è stata una bella esperienza per tutti. Grazie mille, grazie soprattutto per la tua disponibilità a stare qui con noi e per i consigli preziosissimi che dai ai nostri aspiranti attori.